Si è appena concluso il tavolo tecnico dove è stata valutata la proposta di delibera di giunta regionale per la quale dovranno essere decurtate 13 dirigenze scolastiche. La provincia di Teramo si opporrà questa volta, al contrario di come è successo nelle volte scorse, negli anni scorsi, al taglio delle dirigenze, difendendo la territorialità, difendendo la peculiarità e difendendo la grandezza anche artistica e culturale che rappresentano diverse scuole in provincia come quelle di Castelli. Quindi questa volta diremo no ai tagli in provincia di Teramo, perché è una provincia che ha un incremento di numero di iscritti rispetto alle altre tre province. Difenderemo questa posizione e chiederemo alla Giunta regionale di darci risposte celeri, urgenti e precise circa la volontà di effettuare tagli solo o anche in questa provincia.